Noi italiani abbiamo purtroppo, tra le tante qualità, un vizietto che ultimamente sembra manifestarsi in maniera molto, ma molto ampia sui social network, ovvero il disfattismo, oppure l'italo-disfattismo. Si parla tanto di criticità all'interno della nostra nazione e noi italiani sembriamo essere molto bravi ad esaltarle. Qualunque cosa non funziona, servizi, politica, governo, corruzione, burocrazia, eccetera, eccetera. Ma uno degli argomenti topic che generalmente si vanno a toccare, e specialmente ultimamente in virtù della situazione che stiamo vivendo, è quello della sanità pubblica. La sanità italiana è da terzo mondo, fa schifo. Ma fa davvero così schifo se la paragoniamo a qualche altra nazioncina a noi molto vicina? Lo scopriamo subito dopo la sigla. Amici carissimi del canale Gusti Game, ben ritrovati nella terza puntata della nostra rubrica Off Topic, rubrica dove si parla di tutto tranne che dell'argomento topico del nostro canale, ovvero la videoludica. L'argomento che tratteremo oggi è un argomento molto delicato, molto sensibile, ecco perché c'è bisogno di una doverosissima premessa. Questo canale e questo video di oggi non ha alcuna intenzione di denigrare, sminuire la professionalità dell'assistenza sanitaria pubblica, dei medici, degli infermieri che in un momento come questo di pandemia globale stanno veramente, ma veramente vivendo momenti di tensione, sotto pressione, sotto stress, momenti di panico assoluto, una situazione che li sta mettendo a durissima prova, una situazione che li sta mettendo di fronte a dei sacrifici immani, perché una pandemia come questa non la si registrava probabilmente dai tempi della Spagnola, quindi parliamo dell'inizio del secolo Novecento, e quindi non voglio assolutamente parlare, come dire, in termini discriminatori o assolutamente dire che la sanità inglese, quella italiana, fanno schifo, oppure che la sanità italiana sia peggio o meglio e che quella inglese è la stessa cosa, viceversa. Ok? Oggi vi riporterò dei fatti, vi riporterò delle cose che effettivamente, a mio giudizio personale e forse anche a giudizio di tutti gli amici che abbiamo qui in Inghilterra e gli stessi inglesi, cioè non è che sono molto soddisfatti, possono farvi cambiare idea alla fine di questo video e farvi pensare che forse in fondo la nostra sanità italiana non è così scandalosa come la si vuol far pensare o come la si vuol far passare. Chiusa questa parentesi, era doveroso che ringraziassi di cuore la professionalità che tutti i medici e assistenti sanitari stanno mettendo in un momento come questo, che è veramente, ma veramente molto delicato. Chiusa questa parentesi, adesso andiamo alle cose simpatiche. Partiamo innanzitutto da un concetto molto importante. Noi italiani abbiamo un medico curante, che è un nucleo familiare, mamma, papà, sorella, cugina, possibilmente anche gli zii, un medico curante. Qui in Inghilterra, invece, di medici curanti se ne possono avere quanti ne vogliamo. E possibilmente sono anche random. Perché come funziona? Una volta che tu ti sei trasferito in Inghilterra, hai, diciamo, registrato la tua residenza, vivi quindi in un'area. In un'area, in ogni area di questa città o di tutta la nazione, ok, ci sono delle strutture sanitarie pubbliche che non sono le guardie mediche, ma sono praticamente il centro dei medici curanti. Viene chiamata practice. E al suo interno c'è praticamente il GP, ovvero il General Practitioner, il cosiddetto medico curante. Il discorso è che però a te non te ne viene attribuito uno. Tu hai a disposizione, una volta che ti sei registrato, tutti i medici curanti, i GPs, che ci sono all'interno di questa struttura, ok? E che ti possono capitare in maniera randomica in base al giorno o al momento in cui tu hai la necessità di parlare con uno di loro. Ok? Come funziona? Quando tu stai male, hai un problema, un qualcosa che magari da solo non riesci quindi a risolvere con una pillolina magica, ti rivolgi dunque al GP, al medico curante, prima ancora di andare in ospedale, a meno che la cosa non è talmente grave che dici no, dobbiamo andare d'urgenza in ospedale, perché è capitato alle 10 di sera, alle 10 di sera non c'è il GP, quindi andiamo direttamente all'ospedale.
Ma se hai, per dire, un mal di pancia che non ti vuole passare, allora vorresti sapere qual è la soluzione, la pillola magica, la pozione, ti rivolgi quindi al medico curante. Chiami la Practice, dove sei registrato per l'appunto. Chiamando la Practice, devi chiamarla in determinate fasce orarie, generalmente pre-Covid. Attenzione, qui parliamo pre-Covid, perché durante il Covid le cose sono cambiate. Pre-Covid, come funziona proceduralmente? Tu chiami la Practice, risponde la receptionist, gli dici che hai bisogno di prenotare un appuntamento perché hai questo e questo problema, l'appuntamento ti viene prenotato probabilmente per il giorno stesso. O altrimenti 24 ore dopo, se hai richieste particolari di medici che in quel momento possibilmente o durante quella giornata non sono presenti in quella Practice, perché loro vanno a rotazione. Ecco per quale motivo è molto difficile avere un unico GP. Tu lo puoi avere, sì, ma devi stare purtroppo ai suoi tempi e ai suoi turni e non lo puoi andare ad inseguire di qua e di là, ok? Quindi deve essere in quella Practice. Ciò dunque, tu sei fortunato ed hai la visita quel giorno. Vai a fare la visita, l'attesa non è lunghissima, puoi aspettare 10 minuti, 15 minuti, se ti presenti fai il check-in interno e sanno che sei lì, dopo 10-15 minuti massimo vieni chiamato ed entri. Entri in questa sorta di ambulatorio e c'hai praticamente questo GP o questa GP, nella maggior parte dei casi sono donne, e nella stragrande maggior parte dei casi sono tutti stranieri. Indiani, pakistani, cinesi, non si capisce nulla. Se vedi un inglese sei fortunato, nel senso che fortunato, vabbè, relativamente fortunato, dico sei fortunato che c'è un inglese dentro un ambulatorio inglese, ok? Ma fortunato tecnicamente non lo so, questo ora poi lo valuteremo assieme. La visita non è che dura tutto il tempo che tu vuoi, assolutamente no. Signori, ha una durata di circa 20 minuti. Al decimo minuto già cominciano a guardare il cielo e il tetto fischiettando, quasi quasi dicendo di bello, ora sbologna e ciao, te capì? E devono avere devi avere in quei 20 minuti il tempo di spiegare il tuo problema, ma soprattutto di farti capire, e non perché non parli la loro lingua, ma perché a livello medico è difficile anche che riescano, in alcuni casi, non in tutti i casi, attenzione, non generalizziamo, ma nella stragrande maggioranza dei casi, non riescono a capire il problema che tu hai. Anche un semplice mal di pancia, loro generalmente, e mi è capitato 300.000 volte, a questo punto penso che sia una prassi, a meno che non sono stato talmente sfortunato io in 8 anni che ho beccato tutti quelli così, ti chiedono come risolvere il problema. Cioè, loro lo chiedono a te. Cioè, tu diventi il medico. Ora, capisco che ognuno di noi è il medico di se stesso. Siamo noi pazienti di noi stessi. Però, Dio santo, se io mi rivolgo ad un medico, tra virgolette, perché poi alcuni di questi signori sembrano quasi usciti, non lo so, dalla scuola appena 2 giorni prima e la laurea se la saranno presa forse con i bollini del Mulino Bianco, è assurdo una cosa del genere che ti venga chiesto a te come risolvere il problema. Ma attenzione, perché la risata non finisce qui, il colmo non finisce qui, perché quando tu gli dici ok, ti fingi medico di te stesso, gli dici guarda, potrebbe essere magari un'intossicazione alimentare dovuta non so a qualche tipologia di cibo che ho assunto eccetera eccetera, cosa fanno loro, signori? Non è... pensi che ti danno la soluzione? Pensi che finalmente è arrivato il momento di darti una risposta? No, vanno su Google. Sì, amici, vanno proprio su Google e lo fanno davanti a te e ti dicono cos'è che mi hai detto? Allora, sì, intossicazione presunta da... sì, ok. Interessante. E tu pensi di avere questo problema? E come pensi che ti posso aiutare a risolvere questo problema? Cioè, signore, tu in quei momenti non sai se ridere, piangere, scappare urlando oppure, non lo so, commettere un omicidio. Cioè, perché se tu sei lì sofferente che hai bisogno di risolvere il problema che hai, non puoi trovarti di fronte ad un medico che ti chiede a te come risolvere il problema e che non sa nemmeno di che cosa stai parlando, che va su Google a cercare la soluzione. Arrivati possibilmente per vie traverse a questa soluzione, andando avanti nel nostro discorso, la cosa che generalmente
un GP inglese fa, e non è che è uno stereotipo, è una condizione necessaria e costante, è quella di consigliarti di prendere due farmaci miracolosi. Due farmaci miracolosi. Indovinate quali sono? Il paracetamolo e l'ibuprofene. Sono i farmaci che prescrivono, signori, per qualunque tipologia di problema. Hai un callo? Paracetamolo ed ibuprofene. Hai per dire una verruca? Prenditi una paracetamolo e un ibuprofene. Hai per dire un dolore strano all'articolazione? Va benissimo. Paracetamolo ed ibuprofene. E andiamo avanti così. Ed ecco perché l'ibuprofene e il paracetamolo in Inghilterra si vendono come l'acqua minerale. Le trovi praticamente dappertutto. Ovunque, anche nel negozio di abbigliamento, trovi paracetamolo e ibuprofene. Perché non si sa mai che mentre scegli un vestito ti viene mal di testa e allora hai bisogno di paracetamolo e ibuprofene. In qualunque luogo. E con prezzi veramente stracciati, signore. Parliamo qui di 40-50 centesimi a scatola. In Italia, un pacco di paracetamolo, quindi di aspirina, quelle che siano, di Vivin C o quello che è, costano 3,50 euro, 3,60 euro, 3,80 euro. Te le danno proprio così, te le sbattono in faccia come se non ci fosse un domani, capito? Vai a casa insoddisfatto, chiaramente, il tuo problema continua a persistere, oppure passa nel tempo, ma ti passa da solo, sotto ovviamente. Stress, dolori lancinanti, eccetera, eccetera. Ma poniamo il caso che tu abbia un problema un pochettino più grosso, un pochettino più grave. Il mio caso personale, e adesso ve lo riporto, così vi racconto una storia mia, reale, un fatto realmente accaduto. Ora, attenzione, questo fatto realmente accaduto, l'ultimo che mi è accaduto proprio durante la pandemia. E durante la pandemia, signori, le cose sono cambiate, nel senso, perlomeno, in peggio, assolutissimamente in peggio. Se prima avevi la possibilità di vedere questo famigerato GP, con la pandemia purtroppo non si è più così fortunati, nel senso che c'è adesso un'applicazione tramite cui devi ovviamente descrivere il tuo problema e cercare di prenotare un appuntamento che non è più vis-à-vis adesso, ma è telefonico. Ok? Sapete benissimo che tutti i problemi non possono essere risolti telefonicamente. Questo lo sanno anche loro. Ed ecco che qui scatta praticamente il fallo con Tekel scivolato da dietro. Per avere oggi una visita con uno specialista che possa risolvere il tuo problema, nel mio caso specifico un gastroenterologo, è passato un anno e mezzo ed io ancora oggi non l'ho visto. Ho tentato di prenotare più volte la visita con un gastroenterologo e non mi è stato mai concesso. O perlomeno mi rispondono che sono sempre non disponibili. Per un anno e mezzo sano io ho sofferto, anzi per un anno, ora il mezzo diciamo che ho cominciato un attimino a regredire la cosa. Per un anno io ho sofferto di severi sintomi da reflusso gastroesofageo, ok? Tutto normale, nel senso sono cose che possono capitare, ok? Sono cose che uno su tre in Italia capitano, come anche in tutto il mondo, ormai in un mondo come questo, stressante, eccetera, eccetera, il reflusso gastroesofageo è un accompagnatore speciale. Ma nel mio caso ha distrutto praticamente la qualità della mia vita, nel senso che, signori, io non riuscivo neanche quasi più a dormire perché avevo questi liquidi acidi che mi salivano e scendevano come se non ci fosse domani, il mangiare rigurgitato, insomma una scene obbrobriose, dolore lancinante all'esofago, dolore alla bocca dello stomaco e un nodo alla gola pauroso, che non mi faceva vivere bene le mie giornate. Allora mi sono rivolto al GP, il quale inizialmente, cos'è che mi ha prescritto? No, questa volta no, sono stati bravi questa volta, sì. Un antiacido, ok? Classico, da banco, lo trovi dovunque. Prendo questi antiacidi, ma la situazione non cambia. Continuo ad avere sintomi e continuo a peggiorare. A tal punto che arrivavo quasi quasi a sputare fuoco, ero diventato un drago. Richiamo nuovamente, e questa attenzione è una pratica, una prassi che ripeterò per almeno 196 volte nel giro di un anno, perché ogni volta becco il medico differente a cui devo spiegare nuovamente il problema e che affronta con in una maniera tutta sua personale. Passiamo dall'antiacido all'inibitore della pompa protonica. Non sto qui a spiegare che cosa è, ma immaginate che quando avete questi sintomi sono due farmaci che vi prescrivono.
antiacido e inibitore della pompa protonica, che oggi li prendiamo come caramelle ziguli. Prendo questi farmaci e vedo che purtroppo ancora gli effetti non mi calmano. E allora io insisto per vedere un gastroenterologo o qualcuno del mestiere che potesse in qualche maniera darmi una soluzione che non sia una soluzione generica, perché questi sintomi persistevano e continuavano a persistere in maniera abbastanza pesante. E allora cosa succede? Succede che mi prescrivono dopo 6 mesi, signori, stiamo parlando di 6 mesi, mi prescrivono un'endoscopia. Un'esperienza fantastica, ragazzi. Non ve la auguro proprio, ma ve la vorrei tanto descrivere. Un tubo infilato nella bocca che vi percorre lungo la bocca dello stomaco con l'esofago e arriva lì a scandagliare, a rigirare, investigando sulle pareti del tuo stomaco, sulle pareti del tuo esofago per verificare se ci sono ulcere, se ci sono infiammazioni, se ci sono problemi. Tutto nella norma. Stranamente, dopo 6 mesi e mezzo di reflusso acido continuo, le pareti del mio stomaco e del mio esofago erano normalissime. Torno a casa, ma prima di allora, signori, che cosa succede? Succede l'incredibile, è incredibile. Generalmente, ora, quando voi avete sintomi di reflusso gastroesofageo, la prima cosa che un medico possibilmente vi dice di non fare, cos'è? Assumere caffè, tè, bevande alcoliche, bevande gassate, cibo speziato e tutto questo genere di cose qui. Io vado a fare l'endoscopia, finisco l'endoscopia, nell'attesa dell'esito dell'endoscopia, signori, mi arriva una simpaticissima infermiera che, pensate un po' che cos'è che mi offre? Gradisce un caffè o un tè? Ma come? Io sono qui per fare l'endoscopia perché mi sta bruciando la pancia, lo stomaco, la bocca, la gola e tu mi offri un caffè? Ma va bene, ma lo puoi prendere, non c'è problema. Ecco, vedete, queste già sono cose che vi fanno un attimino capire la differenza tra il loro approccio e il nostro approccio su determinate cose che noi non le immaginiamo nemmeno possibili, o perlomeno non ce le consentiamo proprio, perché si sa benissimo che il caffè porta acidità, ragazzi, che il tè sia un portatore di acidità e che tutto il resto non debbano essere utilizzate, non possono essere assunte in un momento in cui una persona sta soffrendo di reflusso gastroesofageo. Ma la cosa pazzesca è che te la offrono là dentro, dentro la struttura medica, mentre stai andando lì per fare un'endoscopia. Quindi presumibilmente di persone come me ne hanno viste centinaia di migliaia all'anno, no? E a tutte offrono il caffè e il tè. Il tè con i biscottini, quelli proprio dove ci sono 600 kcal di grasso all'interno, e ti danno pure i biscottini, cioè dire al latte. Lasciamo perdere, andiamo dunque avanti. La situazione non migliora. E allora cosa fanno? Dopo altre 316 telefonate, una seconda endoscopia. Alla grandissima, un'esperienza unica che si ripete ancora una volta. Questa volta, signori, qui abbiamo toccato un altro fondo. E da qui vi dico, ragazzi, obiettivamente, non pensiamo male che tutti siano così. Pensiamo piuttosto che sia stato io sfortunato, ok? E che non è vero che tutti quanti in Inghilterra sono così allucinantemente... Non voglio aggiungere commenti, ok? Non voglio aggiungere appellativi, ma adesso ci arriverete da soli. Alla seconda endoscopia, nuovamente un bel tubo infilato dentro la gola, che scandaglia. Mentre avevo questo bel tubicino e le immagini davanti del monitor, che lo stesso endoscopista verificava e guardava e che mi illustrava come se stesse facendo un giro turistico, alla vostra destra potete notare le pareti dell'esofago, qui giù a sinistra invece la bocca dello stomaco, qui stiamo guardando il duodeno, mi accorsi io, non lui, ma io, e non lui assieme a tutto il dipartimento che in quel momento era presente, compresa l'infermiera che mi teneva la mano. Va tutto bene tesoro, stai andando alla grande, it's gonna be alright. Na 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 na. No, non era quello. Mi accorsi che c'erano delle protuberanze bianche dove lui indicava che era il mio esofago. Al che lì io mi allarmai, cercai di attirare la sua attenzione. Cosa sono quelle cose bianche là? Cosa sono quelle cose bianche là? Questo non l'aveva ancora viste fino a quando poi, tornando indietro, trovò queste, diciamo, montagnette bianche nella parete del mio esofago. Lui mi disse, la risposta fu eloquente: I don't know. Non lo so. Ma come non lo sai?
Lì, mentre ancora avevo il tubo, speravo che me lo conficcassero ancora di più per uccidermi lì. Ma sarei voluto morire in quel momento, ok? Estratto questo tubo, con la delicatezza di Rocco Siffredi, che cosa fanno? Arriviamo al momento delle spiegazioni. Io chiedo, ma allora, si può sapere che cosa erano quelle cose? Guarda, nulla di cui preoccuparsi. Potrebbero essere, ma non ne sono sicuro, ma l'unica cosa però di cui sono sicuro è che è tutto a posto, nel senso non ci sono problemi, però non sei sicuro di che cosa hai trovato. E mi dice che è tutto a posto e non ci sono problemi, che io non mi devo preoccupare. Lui nel report metterà sospette, vene nell'esofago oppure verruche, varici, non mi ricordo cos'è che mise, ok? Vene o vescicole. Vescicole che ci possono anche stare causa del reflusso gastroesofageo continuo, costante. Magari la parete dell'esofago si è irritata talmente tanto che succede come quando ti bruci, ok? Che ti spuntano le papolette nella pelle. Queste sembravano proprio delle papolette, tutti gli effetti. Però lui non era sicuro e quindi ha chiesto il parere di un gastroenterologo, signori. Ma non in quel momento, lo ha scritto nel referto. Gastroenterologo che, vi ripeto, io non ho ancora mai visto qui. Attenzione, io torno a casa con questo dubbio nella testa e la prima cosa che faccio, ovviamente non sapendo né scrivere né leggere, qual è? Quello che fanno tutti noi, quello che facciamo tutti noi. Vado su Google, vai su Google e cerchi vene nell'esofago, vescicole nell'esofago. Signori, io sono sbiancato, perché tra l'una e l'altra cosa c'è una differenza abissale. Avere le vene nell'esofago significa avere un malfunzionamento epatico, significa che il tuo fegato è lì per dirti ciao, arrivederci, me ne vado a farmi le vacanze a Tenerife. Quindi, e c'è anche il rischio, signore, che se una di queste vene dovesse scoppiare, tu puoi morire di emorragia interna, quindi soffocato con il tuo sangue. Al che io che cosa faccio? Richiamo nuovamente il GP e chiedo di indagare, di investigare. Il GP, dopo 300 milioni di moine, eccetera, eccetera, finalmente si decide a farmi fare l'analisi del sangue. Qui in Inghilterra, ragazzi, per fare l'analisi del sangue, nelle condizioni, diciamo, precarie in cui la sanità locale pubblica, ovvero l'NHS, National Health Service, che mi sono dimenticato di dirvi come si chiama, per l'appunto, service, attenzione, service, è difficile che te le prescrivano, a meno che proprio non c'è un estremo bisogno, a meno che tu non insisti 400 milioni di volte. Allora, finalmente facciamo le analisi del sangue. Facciamo queste analisi del sangue e la cosa che un italiano o noi siamo abitualmente lì ad aspettarci è il controllo del fegato e quindi automaticamente di che cosa? Delle transaminasi, no? No, in Inghilterra ti fanno l'emocromo completo e l'unica cosa che del fegato ti controllano è quella che loro chiamano liver function, funzionalità epatica, che non è, attenzione, un controllo interno enzimatico del tuo fegato, ma è un controllo generale per dire sì sì, il tuo fegato sta funzionando, va bene, non puoi continuare ad andare avanti a strafogarti di cibo e alcolici come se proprio non fosse successo nulla. In realtà non è così che dovrebbe funzionare e questo secondo me è un errore grossolano e gravissimo che fanno, perché gli enzimi del fegato, quando c'è un sospetto problema epatico, vanno controllati, vanno verificati. E questo è quello che mi fu suggerito per l'appunto da un gastroenterologo italiano, che ringrazio ovviamente perché è il padre di un mio carissimo amico, a cui mi sono poi dovuto rivolgere perché non ce la facevo più onestamente di avere risposte vaghe e di subire ancora questo problema, perché mi stava attanagliando in maniera proprio impossibile, ok? Quindi mi sono rivolto a lui, il quale giustamente mi disse: guarda, secondo me in base a quello che tu mi hai raccontato, alla tua storia clinica, non mi sembra possibile che possano essere delle vene nell'esofago, ma piuttosto delle vescicole dovute al reflusso. Però devi investigare e ti devi fare fare le transaminasi. Il giorno che io chiesi le transaminasi, ragazzi, fu forse il giorno più dove mi sono incazzato di più da quando forse sono qui in Inghilterra. Al telefono fui deriso, fui sbeffeggiato, fui preso per paranoico e pazzo e passai proprio per cretino. Mi fecero passare per cretino perché questo mi disse: ma scusami, ma cos'è che tu non hai capito del liver function normal? Perché le analisi poi erano ritornate tutte normali, ok? Nel senso che la liver function risultava normale, l'unica cosa che mi avevano controllato erano le ALT, che risultavano appena appena leggermente fuori dalla norma. Ma appena appena leggermente fuori dalla norma, in quello che loro chiamano, diciamo, rientri nella normalità, ok? Io gli dissi: scusatemi,
Voi non mi avete dato una risposta su che cosa voi, che cosa avete trovato all'interno del mio esofago. Se sono vene o se sono delle vescicole. Non mi avete dato risposta perché non mi avete fatto fare mai una visita con un gastroenterologo. Quindi io ho necessità, visto che ho parlato con un gastroenterologo italiano, ho necessità che voi andate a scandagliare e ad investigare più all'interno del mio fegato per vedere se tutto è veramente a posto. Morale della favola, dopo 3 milioni e 250 discussioni al telefono in cui io mi incazzai e lui mi rispose che addirittura io stavo abbaiando sotto l'albero sbagliato, in poche parole, che non me la dovevo prendere con lui, ma con la procedura dell'NHS, ma sei tu cazzo che rappresenti in quel momento l'NHS, ho ottenuto finalmente queste seconde analisi. Ma attenzione, lo sapete come le ho ottenute? Con lui che mi diceva: allora facciamo così, mio caro stolto, se ti facciamo fare queste analisi, la finisci di rompere i coglioni? Tradotto. E io dissi: ma certamente, intanto fatemi queste analisi, poi se rompi i coglioni lo vediamo dopo. Mi fanno queste analisi e questa volta effettivamente mi fanno il controllo di tutto ciò che riguarda la funzionalità epatica interna, enzimatica, eccetera eccetera. Attenzione, cosa succede? 4-5 giorni dopo io, con l'ansia che avevo, volevo sapere l'esito di queste analisi, ok? Quindi chiamo il GP come di consueto, risponde la receptionist e sono loro generalmente che ti danno l'esito delle analisi. Quando qualcosa non va bene è invece il medico a telefonarti, ma se tutto è nella norma sono le receptionist che ti danno l'esito e ti dicono sì, è tornato tutto normale, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Non ti danno una copia a meno che tu non gliela chiedi, quindi già questa è un'altra differenza tra noi e loro. Mi disse che era tutto normale. Un'ora dopo, signore, mi chiama il medico. Mi chiama lo stesso medico che 4 giorni prima mi aveva deriso in faccia, e questa volta mi chiama con un tono completamente diverso. Un tono preoccupato, un tono molto, diciamo, sconvolto, esterrefatto, e mi ha cominciato a fare delle domande che mi hanno fatto sbiancare, signori. Della serie: ma lei in famiglia ha avuto casi di tumori al fegato? Lei in famiglia ha avuto casi di cirrosi epatica? Lei in famiglia ha qualcuno che, diciamo, è morto di problematiche relative al fegato? Lei beve parecchio? Lei si è fatto di droghe? Lei si è punto con un ago infetto? Insomma, tutte ste cazzo di domande. Io ero lì che viaggiavo con la mente così. Cosa? Che è? E io dicevo: no, ma assolutamente no, mai avuto nessuno. Ma perché guardi che le sue analisi, le sue transaminasi sono completamente sballate, con valori che fanno pensare ad un principio di cirrosi epatica. E tu: ma come, scusatemi, ma come cirrosi epatica? Allora io nella mia testa ho collegato e ho fatto 2 più 2. Vuoi vedere che quelle sono veramente vene nell'esofago? E che io sono lì per andarmene da questa terra e salutare tutti quanti? Al che questo, finalmente, GP si è ricordato di essere forse un medico. E allora è andato più nell'investigation e mi ha prescritto, per l'appunto, ulteriori analisi specifiche per vedere se avessi qualche tipo di epatite, eccetera, eccetera, in corso, oppure che ce l'avessi già avuta, insomma, che ce l'avevo avuta, o perlomeno. E mi ha fatto fare anche un referral, ovvero una richiesta per vedere finalmente un epatologo, in questo caso, che per farmi fare quindi una sorta di radiografia, scan, ecografia, eccetera eccetera, addomino completa. Signore, questo che cosa è successo? È successo intanto che le analisi sono ritornate e erano tutte normali, vero? Non ho A, B, C, D, E, ho addirittura scoperto pure che esiste l'epatite E. Nessuna di queste fortunatamente mi aveva colpito, nessuna di queste mi ha colpito, e quindi sono a posto così. L'emocromo già era buono prima, le ALT e le GPT che erano praticamente, le ALT e le AST erano praticamente sballate completamente, erano rientrate più o meno nella norma, eccezione fatta per le GOT, quindi le AST, che erano ancora un pochettino fuori, ma che comunque stavano andando a rientrare nella normalità. Questo succede, signori, in poche parole, e io dopo 1 anno e mezzo sono riuscito poi finalmente a fare questa ecografia, che è risultata assolutamente normale. Ma dopo 1 anno e mezzo, ripeto, io non ho mai visto un gastroenterologo, non ho mai saputo che cosa fossero quelle cose che avevo nello stomaco, nell'esofago, e ho dovuto praticamente penare, signori, e fare giri contro giri, vedere GP, parlare con loro, parlare almeno con 15 GP differenti per avere finalmente una forse parvenza di soluzione, che ancora purtroppo non si è trovata, ma che in Italia probabilmente, signore, con una visita, anche pagando quelle 150 euro possibilmente di visita da un gastroenterologo, avremmo probabilmente risolto. Qui in Inghilterra invece come funziona?
Arrivato ad un certo punto, quando vedono che tu sei proprio esasperato e capiscono che non sono stati loro in grado e che non sono in grado in tempi brevi di risolverti il problema, ti consigliano di rivolgerti ad uno specialista. Io ritengo che questo sia fondamentalmente un fallimento della sanità pubblica, perché se la sanità pubblica non riesce a risolvere il problema addirittura invitando la gente ad rivolgersi privatamente, con costi, ragazzi, paurosi, perché per fare una visita di mezz'ora da un gastroenterologo ci vogliono 360 pound, che sono fratelli gemelli di 400 euro, è penosa come cosa. Significa che il tuo sistema è in stallo, è in default, non stai andando avanti. In questo momento in UK ci sono 5 milioni di persone in lista di attesa per fare una visita, e io sono uno di questi che ancora sta aspettando di vedere un gastroenterologo. E attenzione, per una visita da un fisioterapista per un problema sospetto di cervicalgia mi hanno dato 10 settimane per vedere un medico, ragazzi. 10 settimane. Cioè, tu, se soffri di cervicalgia forte, che ti fa venire le vertigini, che hai nausea, che hai capogiri, quindi che hai stordimento, devi aspettare 10 settimane e nel frattempo andare a lavorare, fare la tua vita quotidiana, non puoi andare avanti così. Cioè, capisci bene che ci hanno delle difficoltà abnormi. E non parlo di difficoltà strutturali, perché si presentano benissimo, ragazzi. Quando tu vai in un ospedale in Inghilterra è come se entrassi a Buckingham Palace. Tutto fantastico, sfarzoso, tecnologicamente avanzato, ma arrivaci lì a fare la visita con uno specialista che è sito dentro un ospedale. Arrivaci prima, e prima di arrivare lì dentro, e quando arriverai lì dentro è come se si aprissero le porte finalmente del paradiso, deve passare un anno e mezzo, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 7 mesi, non si sa nemmeno quando. Ti dicono appena lei arriverà in cima alla nostra lista, che sembra quasi che ti dovessero fare un trapianto di organo, ok? Quindi lei è nella lista, ma dobbiamo aspettare che arrivi nella top list. Passa un anno, 2 anni, un anno e mezzo, ragazzi, ma tu stai lì a soffrire. Però ora, fortunatamente, il mio problema di reflusso che ha stesso fatto Geo, con l'assunzione di questi inibitori di pompa protonica e di antiacidi, si è affievolito, ma soprattutto perché io personalmente, con il mio buon senso, ragionando, e non con quello inglese, ragazzi, perché ora vi spiego perché, ho cambiato dieta. Cambiando dieta ho alleggerito ovviamente l'assunzione di caffeina, mi riduco a uno, massimo due caffè al giorno, ho totalmente smesso di bere bevande gassate, quindi ho totalmente smesso di mangiare piccante, ho totalmente smesso di mangiare in maniera pesante e sregolata, e questo mi ha aiutato parecchio. Gli inglesi si affidano completamente e totalmente a tutto ciò che il GP gli dice. Se nel mio caso fosse capitato ad un inglese, l'inglese non avrebbe insistito per chiedere le transaminasi, l'esame quindi specifico enzimatico del suo fegato. Si sarebbe solamente fermato al liver function normal. E lì poteva andare avanti, signori. Poteva andare avanti fino a quando non ci sarebbe stato più niente da fare. Oppure si sarebbe complicato ulteriormente la situazione e sarebbe stata irrecuperabile. E allora io mi chiedo, quante di queste persone oggi arrivano ad avere problemi che potevano essere risolti subito, arrivano ad avere problematicità gravi che potevano essere risolte subito, solo perché si sono fidati della loro sanità pubblica, che ovviamente se la coccolano come se fosse praticamente non so che cosa, un loro figlio, quando in realtà è un figlio che ha problemi, ma serissimi problemi. E non parlo ora con il Covid, ragazzi, la situazione è peggiorata di gran lunga, è peggiorata perché sono sotto numero, perché molti lavorano da casa, perché molti sono impiegati ovviamente per il Covid, ma questa è una cosa normale che capita un po' tutte le pubbliche sanità. Ma signori, qui in particolar modo, che i casi stanno straumentando nuovamente, con tutte 250.000 varianti che hanno ogni settimana che vengono scoperte, sono quasi ridotti al collasso. Ed ecco perché, infatti, oltre alle mie criticità dovute alla mia situazione eccetera eccetera, che ho patito, ma anche a quelle che hanno patito la mia compagna per altre sue problematicità, che ancora sta aspettando dopo 2 anni di fare una visita per problemi di endometriosi eccetera eccetera, signori, e stiamo parlando che sta soffrendo parecchio, ma da più di 2 anni che va avanti così, e già lei ci soffriva un pochettino prima, ma adesso la situazione è aumentata, addirittura c'ha perdite di sangue eccetera eccetera. Questi non se ne fregano, aspettiamo, perché non abbiamo purtroppo al momento cosa fare. Quindi la gente può anche morire di stenti e non ti curano, a meno che dici, sai, vattene all'ospedale. Ma se te ne vai all'ospedale, cosa succede? Stai lì, vai in triage, fai 4 ore, ti fanno i primi accertamenti eccetera eccetera, e poi forse se sei fortunato ti fanno vedere da un medico, il quale ti dice, allora guarda, io ti prescrivo
positivo, questo, questo e quest'altro, e vediamo che cosa succede. E vediamo poi che cosa succede significa che poi tu devi ritornare nuovamente al GP e rifare nuovamente tutto il giro. Non è che puoi tornare nuovamente in ospedale e riportare di nuovo il problema, perché sennò diventerebbe una cosa snervante. Ora, tanto per concludere questo video, tutte le sanità pubbliche in questo momento sono messe a dura prova, e di questo ne abbiamo assolutamente la certezza e la riprova. Ma queste situazioni qui succedevano anche prima del Covid in questa nazione. Quindi quello che voglio dire io, è vero che in Italia c'è una burocrazia paurosa, è vero che in Italia, ragazzi, per fare una visita magari medica pubblica ci vogliono tempi di attesa. Però signori, quando poi voi fate la visita, che comunque sia non ve la fanno fare dopo 2 anni, ragazzi, ve la fanno fare magari dopo un mese, ok? A meno che non vi rivolgete ad uno specialista, e quelle 150 euro per uno specialista che comunque sia non guarda l'orologio quando vi visita, le spendete e avete una soluzione. Qui ragazzi, se voi andate ad uno specialista, 20 minuti di visita, 360 pound e tutto quello che fate dopo, compresa analisi del sangue, le pagate extra, tutti i farmaci, poi li pagate extra. Quindi voi arrivate al punto che possibilmente per un problema di reflusso andate a spendere 1000 pound. Quindi questo è qualcosa che non può andare avanti e non può essere. Quindi a morale della favola, visto che abbiamo fatto 40 minuti di video, la nostra sanità pubblica, signori, non ha nulla da invidiare ad altre sanità pubbliche, ma sotto molti punti di vista è addirittura molto meglio. Ora, messa a confronto con l'Inghilterra in questo momento, sembra quasi che stai dicendo, va bene, abbiamo parlato di qualcosa di scandaloso con un qualcosa di scandaloso, ma meno forse scandaloso per il 10%. No, signori, i nostri medici valgono. I nostri medici, a mio giudizio, sono in molti casi, per mia esperienza personale in 31 anni di vita in Italia, molto più preparati ed esaustivi rispetto a quelli che ci sono qui in Inghilterra. E secondo me il ruolo del GP andrebbe rivisto, o proceduralmente dovrebbe essere, come dire, cambiato, o non lo so, sistemato, organizzato meglio, con senza rimbalzi da una parte all'altra, e con una preparazione, a mio giudizio, secondo me, migliore rispetto a quella che molti di loro hanno, che sembrano quasi laureati 2 giorni prima, oppure non lo so, che si trovano lì per sbaglio. Insomma, questa era la mia esperienza personale. Io mi auguro ovviamente che voi prendiate questo video dal punto di vista giusto, ok? Perché io ho trovato anche medici molto bravi qui in UK, sono stato operato al ginocchio, mi hanno fatto un lavoro meraviglioso, privatamente, va bene, ma un lavoro fatto meravigliosamente, quindi sotto questo punto di vista non la professionalità, quando poi sei lì, non manca, soprattutto da parte dei medici specializzati, ok? C'è qualcosa che dovrebbe essere sistemata pre. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere con un bel pollice in su, signori. E noi ci vediamo probabilmente al prossimo argomento. Ciao.